Buonasera a tutti, benvenuti. Do il benvenuto alle lettrici e lettori dei nostri piccoli spazi digitali alla Libreria Nuova Europa e Granai. Oggi abbiamo ospite Michele Navarra, scrittore di noir, ma non solo, che viene a presentarci il suo nuovo romanzo Nella Tana del Serpente. Con Michele Navarra c'è Filippo Sensi, giornalista, onorevole, eccetera, eccetera, eccetera. Io non voglio rubarvi tempo, voglio che ci portiate nella Tana del Serpente qui a Roma a scoprire questa meraviglia che c'è da scoprire, e vi lascio senz'altro la parola. A voi. Michele, chi va? Vai tu, vado io, non lo so. Fino a prova contraria sei tu che dovresti presentare me, quindi non insomma, potrebbe essere una novità. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie a voi, grazie a Michele Navarra, grazie alla Libreria Granai, grazie alla casa editrice, a Fazzi, ovviamente, Darkside, per questa opportunità, per l'opportunità di parlare, per me anche di intervistare l'autore, Michele Navarra, che conosco da qualche anno e del quale sono avido lettore. L'occasione è l'uscita del libro, di questo libro, Nella Tana del Serpente, l'ultimo giallo, si può dire giallo, adesso anzi su questo poi chiederò magari. Sì, grazie. Giallo di Michele Navarra, protagonista, il suo protagonista, l'avvocato Alessandro Gordiani, il suo mondo, la sua Roma, anzi stavolta gioca in casa rispetto al precedente libro che è uscito per i tipi di Fazzi, in cui invece Gordiani giocava fuori casa, giocava in una Sardegna molto, molto selvaggia e geometrica. Qui ancora una volta, a proposito di geometria, invece geometrica la Sardegna del precedente romanzo, quanto invece è molto avviluppata nelle spire di Roma, di questo quartiere del Serpentone, che appunto è il gioco anche del titolo, e il nuovo libro di Michele. Io volevo dire una cosa innanzitutto, che mi è capitato rarissimamente di leggere gialli strutturati con una regia così attenta e accorta. La mia impressione, Michele, se posso, adesso ovviamente questo senza andare contro gli altri tuoi colleghi, ci mancherebbe altro, insomma, scrittori di importanti, però che ogni volta che io mi pongo davanti a un giallo trovo davanti a impallarmi il giallo un protagonista, un magistrato, un poliziotto, un protagonista che in qualche modo è... Insomma, mi viene quasi sempre voglia di dire togliti da lì davanti, fammi seguire la trama. Allora, la prima domanda che ti chiedo è questa: nonostante tu abbia un tuo protagonista, sempre nei tuoi libri, che è appunto Alessandro Gordiani, avvocato acuto e indolente, malinconico, con grandi guizzi, con una capacità di cogliere il momento giusto per calare l'asso, diciamo così, non c'è mai nei tuoi libri, insomma, il protagonista non sembra mai impallare l'inquadratura, cioè nei tuoi libri c'è una trama che si dispiega in maniera quasi militare, capitolo per capitolo, cambiando il fuoco, con una regia molto, molto che è invisibile ma molto presente. Allora io ti chiedo questo per cominciare: perché questa scelta, visto che tu hai scelto di fare gialli e visto che il giallo ha un protagonista che è sempre lo stesso, così come per i gialli dei grandi tuoi colleghi, e però la cifra che tu hai scelto per il tuo protagonista è una cifra un po' antieroica, un po' sottotraccia, cioè di un protagonista che lascia venire fuori la storia più che se stesso? Guarda, io penso che la parola che è più corretta per usare per cercare di descrivere, di rispondere alla tua domanda, è verosimiglianza. Cioè, io non ho mai amato dei personaggi troppo sopra le righe. Quindi oggi c'è bisogno per forza di cose di cercare l'originalità, e quindi a forza di cercare a tutti i costi questa originalità si rischia di andare fuori giri, di dipingere dei protagonisti, dei personaggi che siano
avulsi dalla realtà, quindi con troppi tic, troppe manie. C'è la tendenza oggi a dire che quello che è normale è banale, mentre invece ho sempre pensato che anche nella normalità, nella cosiddetta normalità, ci possano essere delle cose straordinarie da raccontare. Quindi ho voluto tratteggiare un personaggio che fosse il più possibile aderente alla realtà, a come siamo tutti noi, tra virgolette, quindi che abbia le problematiche di tutti i giorni e che naturalmente sia protagonista, comunque sia, perché questa è la realtà, di storie che di ordinario non hanno nulla. Quindi fargli coprire o occupare interamente la scena sarebbe stato controproducente, e invece ho preferito raccontare unitamente alla storia del protagonista le storie dei tanti protagonisti che ci sono in un racconto, in un romanzo, mostrandoli dall'inizio nella loro quotidianità, nella loro normalità, come dici tu, attraverso una trama quasi militare, no? Perché io utilizzo magari un capitolo per descrivere il primo protagonista, in questo caso magari Elia Desideri, il secondo capitolo per dimostrare, per raccontare la vita di Rashad Bayazid, che è l'immigrato che lui odia, poi entra in scena Gordiani. Cioè praticamente attraverso questo mio racconto cerco di far vedere al lettore come tante vite normali possano poi, unendosi, dare vita a un racconto che magari non lo definiamo straordinario, ma sicuramente originale, interessante, attraverso l'intreccio, cosa che invece sarebbe stata più complessa o più rischiosa da fare facendo, come dici tu, impallare la scena da Alessandro Gordiani. Senti Michele, sì, questo mi convince, questa idea della verosimiglianza, del fatto che il tuo libro assomiglia un po' alla vita, ecco, per dirla con le parole del poeta. Anche il tuo giallo, i tuoi gialli, insomma, si dispiegano secondo un ritmo che è il ritmo della vita. Mi colpisce molto che tu riesci nella trama gialla di questo libro, ad esempio, a tenere non sotto traccia, ma a tenere come una corda, che tra l'altro si dispiega anche nei tuoi libri, nel tuo libro precedente, ma anche insomma in quelli che avevi pubblicato ancora prima, per esempio la cifra sentimentale di Gordiani con la sua collega, di un amore che poteva essere, non era nato, che può nascere, di una insomma, poi chi lo leggerà scoprirà, di una fatica, di una difficoltà superata insieme. Cioè non sembra che l'elemento personale sia un elemento giustapposto, accostato alla trama del giallo, ma sta proprio lì dentro, proprio per questo carattere di verosimiglianza e di personalità che tu riesci a dare. Questo secondo me è molto interessante, se posso, perché i gialli generalmente sono costruiti e hanno anche successo perché sono un po' rassicuranti, cioè perché alla fine i pezzi si compongono, c'è un colpevole, c'è un assassino, c'è un criminale, c'è qualche cosa di pacificato, anche di consolatorio nel giallo. Il fatto che invece tu ci tenga dentro e ci faccia vibrare un po' di vita, e anche di vita normale, anche di quei sentimenti un po' maldestri, repressi, eccetera, secondo me è un tratto di inquietudine, ma di un'inquietudine sana del tuo modo di scrivere. Non so se tu ti riconosci in questo tipo di ricostruzione. Ah, Filippo, anche quello che tu hai detto adesso fa parte, diciamo così, di ciò che di consueto accade. Poi tieni presente che la caratteristica principale dei miei romanzi, come tu sai bene, che il protagonista non è un ispettore, un poliziotto, un carabiniere, un investigatore privato, ma è un avvocato. Quindi il fatto scatenante generalmente è sempre lo stesso, cioè un omicidio, ad esempio, o comunque un fatto delittuoso. Soltanto che non è visto dall'ottica di chi deve cercare le prove di assicurare il colpevole alla giustizia, ma in un'ottica diversa, cioè da chi deve utilizzare quelle prove che altri trovano per cercare di tirar fuori dai guai chi viene accusato di questo crimine.
Mentre quindi l'ottica del poliziotto, che poi determina quella che tu hai definito una fine rassicurante, perché è così, perché il giallo alla fine deve rassicurare, così come tutta la cinematografia in tema di giustizia si deve concludere con la sentenza che in qualche modo ristabilisca l'ordine che è stato turbato dal delitto, la stessa cosa il giallo deve rassicurare il lettore alla fine che la giustizia è stata fatta. Avendo creato un protagonista avvocato, e non sono certamente stato il primo, perché c'è stato chi prima di me lo ha fatto, magari l'ho fatto, anzi sicuramente l'ho fatto anche meglio, l'ottica dell'avvocato, almeno dal mio punto di vista, ed era una delle cose che volevo far vedere al lettore, è completamente diversa, perché alla fine di un processo, che magari tu puoi vincere o puoi perdere, non è detto che tu sia riuscito a fare giustizia, non è detto che quella sentenza rassicuri il lettore, proprio perché la giustizia non è bianca o nera, come oggi troppo facilmente si tende a credere, ma la giustizia si muove con i toni del grigio, quindi è ambientata, cammina, passeggia, si impelaga in quello che è un terreno grigio, dove ti potrei fare un milione di esempi, adesso non li faccio perché sennò annoierei probabilmente chi ci sta ascoltando, dove un giudice con gli stessi identici elementi a disposizione potrebbe in modo giuridicamente corretto raggiungere una decisione o la decisione diametralmente opposta. Ti faccio solo un esempio, metti la legittima difesa con quegli elementi, uno che ti entra a casa alle 4 di notte, uno gli spara, tra virgolette, il giudice con quegli elementi potrà arrivare a dire che chi ha sparato ha esagerato perché avrebbe dovuto intimare l'altro, sparare un colpo in aria, eccetera, eccetera, oppure potrà dire con gli stessi elementi che invece la persona che ha sparato e ucciso va assolta perché in quelle circostanze non poteva fare null'altro che quello. Ed entrambe le sentenze, che sulla base degli stessi elementi fossero giunte a conclusioni diametralmente opposte, potrebbero essere giuridicamente esatte, quindi la legge sarebbe stata rispettata, ma la giustizia è un'altra cosa. Ecco perché molto spesso nei miei romanzi il finale potrebbe non essere considerato così rassicurante come il finale di un giallo in cui chi ha commesso il delitto viene arrestato e buonanotte, sono tutti contenti, insomma. Senti Michele, ti volevo chiedere una cosa, il tuo libro è un libro in cui di fatto c'è una sorta di scontro di civiltà, è in una Roma multietnica, è in una Roma un po' è in una Roma resa aggressiva e violenta dalla vita, ma a un certo punto, diciamo, tutta la trama corre attorno allo scontro tra loro e noi. Ti volevo chiedere, nel senso che c'è un omicidio, questo omicidio è un omicidio appunto di una persona che fa parte di una comunità che insomma è integrata, ma allo stesso tempo con problemi, certo, di criminalità, di piccola criminalità, eccetera, eccetera, ma criminalità che però riguarda anche l'accusato numero uno, che appunto il cui figlio è un insomma mezzo delinquente, diciamo così, una guerra tra poveri, si direbbe. Quanto hai avuto paura di maneggiare questo cocktail che si presta a un sacco di strumentalizzazioni possibili, e, insomma, una trama per cui c'è il romano che uccide il ragazzo di un'altra etnia. Quanto hai pensato, ora mi vado a ficcare in un guaio, oppure lo utilizzo apposta. Per dire qualcosa questo? Per la verità, nessuna delle due ipotesi. Cioè, io quando comincio a scrivere una storia non so mai come la storia andrà a finire. Può sembrare, l'ho detto tante volte, può sembrare non vero, un vezzo. Non ho mai un canovaccio scritto all'inizio che seguo. Da metà del romanzo in poi comincio a strutturare ovviamente la storia, perché devo capire dove voglio arrivare e come ci voglio arrivare. Però all'inizio io comincio con un fatto che mi colpisce particolarmente, un'idea, e vado avanti senza sapere nemmeno io come proseguire. In questo caso quindi io non mi sono posto, prima di cominciare a scrivere, questa domanda, che invece forse avrei dovuto pormi se avessi avuto un canovaccio. Cioè, non è che poi qualcuno può strumentalizzare o potrebbe cercare di strumentalizzare questa guerra di civiltà, che non è, perché forse tu tra le righe lo hai detto, è più che altro una guerra tra poveri, e mi fa piacere che le prime recensioni sul libro abbiano colpito nel segno, abbiano centrato che alla fine il problema del razzismo è
da un certo punto di vista un falso problema, perché sono comunque la vita di due disperati che non comunicano tra di loro. Se solo avessero comunicato tra di loro, tante cose non sarebbero successe. Se solo avessero comunicato tra di loro, avrebbero capito che poi le loro vite, le loro tragedie non erano così differenti, anzi che erano molto più vicini di quanto avrebbero potuto mai pensare di essere. E quindi alla fine tutto si risolve in un problema di in questo caso, di incomunicabilità. Poi certo, se vuoi ci puoi leggere 100.000 sottostorie, no? Sul corviale, sul degrado. Io l'ho ripetuto, l'ho messo anche nelle note alla fine del romanzo, non penso che Corviale sia un quartiere migliore o peggiore di tanti altri quartieri di periferia. È un quartiere con tantissime problematiche, è un quartiere il cui unicum è rappresentato proprio dal profilo architettonico di questa immensa struttura impressionante di un chilometro, al cui interno ovviamente spesso dallo spazio di un semplice tramezzo sono divise legalità e l'illegalità. Quindi insomma una miscela esplosiva che da un momento all'altro si può innescare. Poi dopo ognuno in romanzo ci legge quello che vuole. Io non volevo puntare riflettori sul problema razziale, sono tante, ti ripeto, come ho detto all'inizio, tante sottostorie purtroppo reali, non sono quelle, non mi sono ispirato alla realtà di persone specifiche, ma purtroppo alla realtà che siamo abituati a leggere ogni giorno sui quotidiani. Senti Michele, un altro filo, diciamo, interpretativo dentro, insomma, un altro schema di gioco dentro il tuo libro, secondo me è anche uno schema genitori-figli, cioè c'è un padre che ha avuto una storia personale difficile, con un figlio che appunto sta perdendosi, c'è dall'altra parte un figlio che si era praticamente perso e una madre che vive questa, insomma, che vive con il dramma di questa perdita, se vogliamo, di questa, poi si vede nella trama, di questa seconda perdita, eccetera. Cioè c'è non c'è soltanto la questione, diciamo, orizzontale, appunto, che dicevamo prima, dello scontro etnico, diciamola così, in una Roma multietnica, ma insomma che si digrigna un po' i denti fino appunto alla tragedia. Ma c'è anche invece un piano verticale in sì. cui c'è alla fine uno strano passaggio generazionale molto complicato, molto complesso. Ecco, ti volevo chiedere se potevi illuminarmi un po' questa cosa, perché insomma, generalmente negli altri gialli è tutto più lineare, invece qui c'è, come dire, una capacità di matrice, per cui il fatto di essere figlio e di essere padre o di essere madre è parte della trama del tuo giallo. Ma è la vita, anche qua, proprio mi ripeto, cioè questo invece ti posso dire che sono cose che ho visto 100.000 volte, ma non bisogna arrivare a padri che sacrificano la loro vita nel lavoro e poi magari si trovano il figlio delinquente che sceglie la strada più veloce, la strada più rapida, perché svegliarsi alle 5 di mattina per andare a lavorare tutto il giorno, magari per uno stipendio molto basso, tornare la sera distrutti e chiudersi dentro casa, non è magari una prospettiva, soprattutto al giorno d'oggi, con i continui bombardamenti che riceviamo di pillole di successo, no? Bisogna fare così, bisogna fare cos'ha, e molto spesso può capitare che dei giovani, soprattutto quando le prospettive sono molto limitate, possano scegliere la via più rapida, e la via più rapida passa sempre attraverso la criminalità, non c'è niente da fare, quindi il mondo della droga e via discorrendo. Ti potrei dire che tante volte mi è capitato di imbattermi nella mia vita professionale in famiglie, uso questo termine a sproposito, me ne scuso, per benissimo, provenienti dai posti più disparati, quindi da quartieri periferici come da quartieri cosiddetti bene, che avevano purtroppo in seno, senza colpe particolari, anzi alle volte senza nessuna colpa, dei figli che avevano scelto una strada sbagliata, proprio per saltare delle tappe. Quindi è chiaro che se poi, perché poi io scrivo romanzi che sono alla fine parlano di delitti,
Quindi questo intreccio di vite, di generazioni, una che si è comportata bene ma non troppo, un'altra che si è comportata bene ma non si sa fino a che punto, un'altra generazione che invece sceglie direttamente la via sbagliata, un'altra che potrebbe scegliere la via sbagliata, è quello che succede tutti i giorni, perché noi dovremmo sorvegliare sempre i nostri figli, sorvegliare non dico dal punto di vista proprio letterale della parola, forse un po' più psicologico, ma è molto complesso e alle volte la situazione ci può sfuggire di mano. Senti, tornando a Roma, che città hai trovato? Si capisce dalla tua scrittura che tutto quello che scrivi lo vai a verificare, lo vai a vedere, la pasticceria dove si prendono quei cornetti o quei dolci lì, piuttosto che non l'angolo oppure l'incrocio di strade, cioè ci torni e lo vai a vedere. Siccome vieni da un romanzo, da un giallo molto fortunato, che era invece un tuo viaggio dentro l'anima anche un po' nera della Sardegna, che è una terra che invece come autore, diciamo come persona, conosci molto bene, anzi quasi un luogo di elezione, e si capisce anche dal tuo precedente libro. Ecco, tornando a casa, che città hai trovato? La città immaginaria, la città così, come dire, lontana, così vicina che racconti? Che Roma hai trovato nella Tana del Serpente? Io ho sempre paura di descrivere Roma, perché Roma credo sia indescrivibile. È molto facile il rischio di cadere nell'effetto cartolina. E Roma è una città contraddittoria. Noi ci viviamo da tanto tempo, Filippo, quindi sai bene anche tu che Roma è tante cose insieme. Roma è il centro dove passeggi e non sai che cosa guardare per quanto è bella, ma allo stesso tempo vedi che è sporca, vedi che è caotica, vedi che non puoi parcheggiare la macchina da nessuna parte. Roma è la periferia, che non sempre è così degradata come si crede, che manca di tantissime cose. Io proprio per evidenziare questo ho citato Zero Calcare, il suo bellissimo graffito alla metropolitana di Le Bibbia, insomma, che fa un po' capire, insomma, non abbiamo, no, vabbè, Roma è indescrivibile, e se ne devi parlare, secondo me l'unico modo che io conosco è quello di raccontare degli scorci. Quindi Gordiani sale sulla Vespa e magari accompagna qualcuno da qualche parte, o gira da qualche parte e può vedere il Ponte della Musica, o il Ponte Duca d'Aosta, o l'Obelisco, o qualche quartiere particolare. Ma Roma è anche quella della gelateria, di Toni, dei Colli Portuensi, cioè piccoli posti, cercando di non appunto scadere nell'effetto cartolina. Poi magari ti viene la curiosità di andarli a vedere, perché insomma sono tutti posti, io parlo sempre di posti che conosco, che hanno fatto parte in qualche modo della mia vita, e quindi insomma li metto dentro i miei libri, così come ci metto dentro le canzoni che mi hanno colpito, che mi hanno segnato, che mi hanno fatto crescere, qualcuna delle quali me l'hai fatta conoscere tu, quindi insomma è così che funzionano le cose. Senti Michele, io ti volevo chiedere, ci avrei 20 miliardi di domande leggendo il tuo libro, e non entro ovviamente nelle questioni della trama, che lascio ovviamente scorrere al lettore, ovviamente, però è proprio la trama che a me colpisce tanto. Cioè io ti volevo chiedere, come scrittore, qual è, visto che tu dici io comincio a scrivere fino a che a un certo punto le cose prendono una loro forma, io volevo, e vanno in una direzione, punto interrogativo. Io, siccome la tua scrittura è una scrittura, come si dice, quelli che parlano bene, molto consapevole, e siccome è fatta con una regia, capitolo per capitolo, ogni tuo capitolo prepara, come dire, a un possibile sviluppo, che magari il capitolo dopo invece è un volo d'uccello su un'altra storia. Quindi c'è una capacità e una consapevolezza della trama che sembra l'esatto opposto di quello che tu ci stai dicendo. Cioè sembra un po' il regista del Truman Show
che sa esattamente come dosare il mixer e dice adesso questo effetto, adesso ti do questo, adesso ti do quest'altro, perché io so esattamente dove voglio arrivare. Allora io volevo entrare un po' nel tuo processo creativo. Mi racconti un po' di più del, guarda, io ti chiedo una cosa, del momento in cui tu capisci che i pezzi famosi del giallo si andranno a mettere tutti nel posto giusto per farne un libro efficace, riuscito. Non lo so, io comincio cercando di immedesimarsi nella vita dei personaggi la cui storia racconto. Quindi so che Tizio verrà accusato di questo, tra virgolette, quindi mi pongo nell'ottica di Tizio, comincio a descrivere Tizio, comincio a descrivere quello che Tizio, che io se fossi Tizio penserei. E così va avanti, si forma, non c'è in realtà dietro un calcolo, è come se prendessi, se ogni personaggio fosse dentro una biglia e io piano piano prendessi queste biglie e le buttassi sul tavolo, ma ti posso assicurare non c'è niente di calcolato, è che secondo me la storia si sviluppa così, cioè il lettore vede prima la vita di una persona, poi vede la vita di un'altra, poi vede la vita di un'altra ancora, fino a quando piano piano le vite di queste persone, per dei fatti scatenanti, per delle coincidenze, per il destino, non lo so, usa il termine che ti pare, si vanno a intrecciare, queste biglie si scontrano. Quindi quando una biglia si scontra con l'altra, schizza da una parte, schizza dall'altra, non sai bene dove, comunque prende una direzione diversa rispetto a quella in cui rotolava in precedenza. Quindi alla fine questo mescolio di cose, queste vite di queste persone che partono lineari e poi si vanno a incrociare, creano un'azione, crea sempre una reazione. E alla fine di azione in reazione si arriva a un punto in cui devi cominciare a strutturare, cioè devi pensare a che direzione vuoi far prendere a queste biglie, perché sennò le biglie continueranno a rotolare impazzite sul tavolo senza che tu le possa controllare. Quindi all'inizio è del tutto casuale, cioè il meccanismo che mi scatta nella testa non te lo so descrivere, perché ripeto mi viene così perché a me piacerebbe leggerlo così, forse, non lo so. Si dice che ognuno scrive le storie che vorrebbe leggere, non so se questo è vero. Forse a me piacerebbe leggere storie del genere e quindi le scrivo in questo modo. Poi l'importante è che piacciono anche a qualcun altro, non mi piacciono solo a me. Certo. Senti, Michele, ti volevo chiedere una cosa, senza farla. Un giallista, secondo te, è uno scrittore? Ah, che domandaccia. Beh, certo, non è, non lo so, io non mi sento di ascrivermi alla letteratura. C'è qui tutta la discussione tra letteratura alta, letteratura bassa. Io mi ritengo un buon narratore. Cioè, poi ci sono delle volte che se leggo un romanzo, che ti posso dire, di Philip Roth, di Jonathan Franzen, di Mordecai Richler, non lo so, la famiglia Karnowski di Singer, capisco di essere, come si dice a Roma, veramente una pippa. Però non lo so, giallista, lo scrittore di noir è comunque senz'altro uno scrittore, nella misura in cui è uno scrittore chi inventa un qualcosa da raccontare, una storia da raccontare, e la scrive, perché poi alla fine se andiamo a vedere quella che è considerata la letteratura, perché è considerata la letteratura comunque dell'Ottocento, fino all'Ottocento, alla fine insomma erano degli ottimi narratori. Quindi non te lo so, non ti so rispondere a questa domanda. Io non mi sento particolarmente, non lo so, aulico, alto, nel mio modo di scrivere. Però so ritengo che la narrativa, anche di genere, abbia assolutamente una sua dignità. No, questo mi colpisce, non mi sorprende. Un po' conoscendoti e un po' appunto per quella, come dire, medietà e sobrietà che persegui come un ideale regolativo, c'è un certo punto del tuo libro, c'è uno dei personaggi che ricorda una massima che aveva letto su un quaderno di appunti del figlio maggiore, corso di laurea in lettere, dice dobbiamo riscoprire la distinzione fra speranza e aspettativa. Esatto. E quindi come a dire, sono solo canzonette, se tu vuoi, no? Cioè nel senso che qui, no? Sì.
come chiudi quel capitolo dicendo faccio quel che devo, succeda quel che può. Cioè, questi protagonisti, insomma, non sono degli eroi eponimi, sono delle persone che hanno anche lo spessore delle persone, hanno il volume delle persone, le debolezze, le fragilità, e quindi possono coltivare speranzelle piuttosto che avere magari legittimi interessi, ma insomma tutto si muove su questo registro qua. No, ti chiedevo della cosa del giallista e lo scrittore per un fatto che, stando alle classifiche di vendita, che insomma che tu frequenti, anche perché il tuo primo giallo Fazzi ha avuto insomma un notevole riscontro di vendite, sembrerebbe quasi che invece oggi lo scrittore italiano è un giallista, cioè nel senso che le classifiche italiane sono praticamente monopolizzate da scrittori di noir, con i loro magistrati, con i loro poliziotti, con i loro commissari, con i loro avvocati, eccetera, eccetera. Quindi come a dire, insomma, le classifiche di vendita, senza dire letteratura alta, bassa, quell'altro, sono quasi un monoblocco giallo fatto di scrittori di noir. Allora, per questo ti chiedevo prima scrittore giallista, non per dire che il giallista è superior stabat e inferior, no, insomma, assolutamente, ma per dire che in Italia si è verificato quasi l'inversione, cioè oggi lo scrittore italiano, quello che tu inviti in televisione a parlare della qualunque, è quasi sempre un giallista, uno scrittore di noir. Perché è successo secondo te questo? Cioè, come, quando siamo diventati una nazione di lettori di gialli e di giallisti? Beh, più o meno questa tendenza c'è sempre stata. Se io ti dicessi che i gialli, i cosiddetti gialli pubblicati rispetto ai libri, non lo so come li vogliamo chiamare, generici, sono comunque una piccola fetta, il discorso che tu fai è un po' diverso, cioè quella piccola fetta si guadagna sempre le classifiche di vendita. Non c'è un calcolo, non è che tutti scrivono gialli, ci sono anche tantissimi altri libri che gialli non sono, solo che non sono in cima alla classifica di vendita. Allora, perché gli italiani, e non solo gli italiani, perché insomma gli scandinavi, gli americani, qualunque popolo, tra virgolette, di lettori, io sono un lettore onnivoro, ce ne sono tantissimi di lettori onnivori, però per la maggior parte le classifiche sono appunto occupate dai gialli. Perché alla fine poi il giallo, come tu sai, se ci mettiamo a dire giallo, thriller, noir, ci sono 100.000 distinzioni. Ma in realtà si tratta di storie, di racconti che in qualche modo scandagliano l'animo umano. Ti potrei dire di far caso, ad esempio, nelle cosiddette trasmissioni di approfondimento televisivo, 7 trasmissioni su 10 sono relative a fatti di cronaca. Quindi ti potrei dire che 7 trasmissioni su 10 parlano di giallo, di noir, di thriller. E allora la domanda è la stessa che dovresti fare a chi fa televisione. Come mai, quando ci siamo trasformati in un popolo che guarda soltanto queste trasmissioni? Perché in realtà il giallo, il thriller, ha a che fare con quella parte, se vuoi, morbosa, quella pruderie, no? quella che ti spinge a vedere il video degli ultimi secondi di vita di qualche persona, cioè quella che spingeva negli anni 50 le persone, in assenza della televisione, ad andare ad accalcare le aule di giustizia della Corte d'Assise per andare a vedere i grandi processi in cui qualcuno aveva ucciso qualcun altro, in cui un marito geloso aveva ucciso una moglie presunta adultera, perché poi alla fine, buonasera, alla fine è quello che succede, e quindi questo, avendo ad oggetto poi alla fine le passioni umane, è inevitabile che vedo scorrere dei saluti, delle domande. Dei saluti, certo. È Senti, inevitabile che succeda, insomma. Va bene, quindi tu dici alla fine di che altro vuoi parlare? Una volta si parlava d'amore, no? Cioè, nel senso che una volta c'era Scerbanenko. Ma Scerbanenko era un giallista. Dico una volta c'era Scerbanenko. Invece adesso c'hai caro figlio, cioè tantissimi, grandissimi scrittori, Navarra, eccetera, eccetera. No, Navarra, che raccontano. Quindi, insomma, allora io mi chiedevo se ci fosse stato un momento, mentre tu mi dici no, Filippo, è così per la televisione, è così per qualsiasi altro contesto. Per me è sempre stato così, più o meno è sempre stato così.
Senti, mi dici una cosa, Michele, ma questo ritorno a Roma di questo romanzo è l'habitat naturale, cioè a dire quando scrivi tu ti pensi a Roma oppure Sì. pensi che il prossimo tuo giallo sarà ambientato, non so, in Piemonte? No, io ho sempre scritto di cose che conosco, non riesco a fare altrimenti. Ed è sempre tutto collegato. Poi alla fine mi fa tante domande, io rispondo sempre la stessa cosa, ma guarda, è una cosa veramente poco interessante. Perché alla Vabbè, fine uno deve leggere, non deve. no, tu ci hai provato a farmi domande interessanti, io rispondo No, sempre lo figo. stesso. Però il problema è che se tu devi parlare di quello che succede veramente, io non sono capace di ambientare una storia in Piemonte, perché io non lo conosco bene. E allora io ti posso ambientare la storia a Roma, perché Roma la conosco, perché conosco determinati meccanismi. Se vuoi, la prossima storia te la posso ambientare, che ne so, nella Maremma Toscana. La facciamo così, però mi penso sempre a Roma ed è inevitabile che parte della storia poi si svolgerà a Roma. La facciamo in Maremma, la prossima la facciamo in Maremma, però la facciamo anche a Roma. O a Milano, come suggerisce Ludovico Castiglione. Che salutiamo. Senti, che salutiamo. Senti, Michele, no, ti volevo chiedere una cosa. Proprio per la sincerità, la veracità, che ti contraddistingue. Quando un giallista come te oggi scrive un giallo, lo pensa già in TV, cioè. Lasciando perdere ovviamente l'oggetto libro, il fatto che abbia successo e poi la Sì. TV di più, oppure oggi tu già nella scrittura, cioè ti può condizionare l'idea che magari un personaggio che funziona o un giallo che funziona è già televisivo? Allora, non nel modo, Sii sincero però. è una domanda, ma sono strasincero, una domanda intelligentissima, posta anche in modo raffinato, e la cui risposta è difficile, nel senso che oggi il modo di scrivere proprio è molto televisivo. Perché siamo imbibiti di roba televisiva e quindi immaginando una storia la immaginiamo con uno sviluppo narrativo di un certo tipo. Non è che quando tu scrivi lo fai immaginando il tuo protagonista, il tuo personaggio già in televisione, perché saresti uno stupido se pensassi una cosa del genere. È talmente difficile che un libro, oggi come oggi, arrivi in televisione. Perché ci arrivi un seriale, può succedere, magari succederà per Gordiani, non lo so, però è molto molto complicato. Ogni autore sogna che il proprio protagonista venga poi trasposto in una versione di celluloide. È inevitabile questo, sei contento, però non è che tu scrivi che aspettano il maestro, ma vengo preso in giro anche dagli stessi titolari della libreria, giustamente, me lo merito. E non lo scrivi così, cioè lo scrivi nella speranza, ma non pensando già di fare una sceneggiatura, che è una cosa diversa. Poi magari ti viene una sceneggiatura, ma perché lo fai involontariamente, perché sai che così il meccanismo narrativo funziona. Senti, allora io ti lascio al firmacopie e ai tuoi, giustamente alle persone che vogliono, ecco, è arrivata Valentina a dirci stop. Io però ti voglio fare un'ultima domanda, questa proprio perché sono invece un appassionato anche di quell'altro pezzettino. Tu sai già come va a finire tra Alessandro e Patrizia? Ma è possibile, io quando devo scegliere una persona, no, dico, volevo fortemente te, ma invece ho sbagliato tutto, come al solito. Questo è Ma è sicuro. chiaro che non ti risponderò mai a questa domanda, assolutamente. No, Ma io voglio dobbiamo sapere se lo cogliere, però sai. Io voglio la verità sapere se no, lo non lo sai. so. La verità non lo so. Se lo sapessi non te lo direi, ma non lo so, Questo ci assolutamente. mancherebbe. Va bene. Non lo Scusa, so. Valentina, scusami. Mi dispiace molto interrompere Grazie, questa Filippo. conversazione divertentissima. Però grazie Filippo, senti, in questa veste inedita, devo dirlo, grazie di cuore per questa presentazione e grazie anche a Michele Navarra. Grazie a Prego, prego, voi, stava dicendo qualcosa. Grazie a voi. grazie a voi, grazie a te, grazie ai Granai, ovviamente, alla casa editrice, a Michele, a Fazio, insomma, a tutti quanti voi per questa opportunità. Grazie.
Grazie Filippo. A mandare messaggini, ci sono tanti saluti da parte del pubblico, tanti complimenti. Sì, Michele deve andare a firmare, c'è gente che lo aspetta per il firmacopie. Anche persone di una certa importanza vedo qua davanti a me, quindi insomma non li facciamo bene. Aspettare. Cortesia. Grazie di cuore. Ricordo di persone. Natale 37, lo troverete qui in libreria, la libreria Nuova dei Granai, firmato dall'autore. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie Filo, ciao.